Allora, dopo la sessione sulle norme sul contesto politico, adesso abbiamo una sessione per una tavola rotonda, un confronto tra alcuni protagonisti di vicende politiche, diciamo, della, più o meno presenti, che comunque hanno a che fare con la nostra situazione presente. L'abbiamo intitolato Prove di rappresentanza, perché l'idea è quella di mettere a confronto esperienze condotte da persone che hanno avuto un ruolo, stanno avendo un ruolo direttamente nello svolgimento di attività che in qualche modo, di attività politiche, iniziative politiche che in qualche modo hanno tentato, o stanno tentando, o stanno facendo, questo ce lo diranno loro, rispondendo, hanno tentato di rispondere, o stanno tentando di rispondere a delle istanze di rappresentanza che sino a questo momento non avevano trovato risposta attraverso i canali tradizionali lungo i quali si sviluppa la rappresentanza. Pensando all'esperienza, per esempio, di Paul Gisborne, come ricordavo ieri, sono più di 10 anni che ragiona intorno a questi temi e aveva, io credo, intercettato alcuni problemi, alcune incapacità, alcuni limiti, diciamo, delle strutture tradizionali di far fronte alle trasformazione che il rapporto tra rappresentanti e rappresentati stava sviluppando. La sua stagione come protagonista dei girotondi, del popolo viola, in qualche modo ci parla di oggi, di cose che sono rimaste irrisolte per molto tempo, in qualche modo sono esperienze che possono essere riconducibili, aggiornate al tentativo che il nostro presidente Tommaso Montanari ha fatto con l'esperienza del Brancaccio, che ha ripercorso alcuni di quei temi, sia pure in termini più attuali, più contemporanei, e forse si è scontrato con una difficoltà non dissimile a quelle che sono state incontrate ai tempi che ricordavo prima dei girotondi, animati anche soprattutto da Paul Gisborne. In qualche modo l'esperienza di Liberi Uguali, con i suoi chiari e i suoi scuri, è un'esperienza che si è intrecciata, in alcuni casi anche si è scontrata, con quella del Brancaccio, in una dinamica di rapporto che forse alla fine, non so, questo sentiremo poi le voci dei protagonisti, ha lasciato tutti insoddisfatti, come dire, una situazione opposta a quella che gli economisti chiamano win-win. Qua forse ci sono due sconfitte che in qualche modo gravano su tutti noi e ci lasciano un problema di rappresentanza in un'area politica potenzialmente probabilmente molto vasta, ma che non riesce a trovare questa espressione, con alle porte le elezioni europee e difficoltà che, diciamo, potrebbero derivare da una proliferazione come si immagina possa accadere di liste a sinistra, tanto più che vi è una soglia di sbarramento alta, ma anche qui, diciamo, un rapporto tra le strutture, coloro che avevano esperienza e responsabilità politiche, è una domanda che forse, diciamo, questa dinamica verticale potevamo sentire nascere dal basso, che non è riuscita sempre, o comunque non in senso pieno, a incontrarsi con l'altra dimensione della rappresentanza. E infine l'esperienza, seppure, diciamo, Lorenzo Spallecini ha un profilo tecnico, ma è un professore di diritto costituzionale, lavora oggi come capo dipartimento al Ministero delle Riforme, e quindi, diciamo, in qualche modo ci può parlare di come questi temi della democrazia del basso, della democrazia diretta, della democrazia informatica siano forti dentro il movimento politico con il quale lui collabora e addirittura abbiamo trovato in questo momento una formalizzazione in proposte di revisione costituzionale che intorno a questi temi in particolare, il referendum propositivo e altre proposte, sono 5 se non sbaglio, le proposte nel loro complesso, sono state portate all'attenzione del dibattito pubblico. Allora, proprio per questa loro partecipazione a momenti in cui mi pare si possa dire sia mancata una risposta da parte della rappresentanza politica tradizionale,
questo loro protagonismo, noi abbiamo pensato fosse molto interessante come Comune poter sentire la loro voce diretta su questi temi. Allora io partirei per ragioni di esperienza storica, diciamo così, dalla esperienza di Paul Ginsborg, appunto ricordando come quella frase che leggevo ieri mattina del suo libro ci parlasse di oggi ma 12 anni fa, quindi diciamo in qualche modo forse anche questa capacità di aver visto lontano e perché forse non si è riusciti a realizzare fino in fondo, quali sono stati gli ostacoli che forse si sono riprodotti perché questa esperienza potesse diciamo oggi col senno di poi evitarci quello che stiamo vivendo, insomma sicuramente sono momenti che tutti noi percepiamo come momenti difficili. Grazie Paul, comincio da te. Grazie Francesco, hai detto delle cose belle, hanno messo in braccio. Allora vado subito al cuore della cosa perché i minuti non sono tanti. Io sono qui come storico di questo invito di Francesco di guardare la nostra esperienza non sui modelli sociologici o altro, ma sulla nostra esperienza di questi movimenti. E avendo il privilegio di essere solo uno fra gli organizzatori, di fare parte di quel movimento della società civile veramente straordinario che si è sfociato, si può dire, in settembre 2002 i giratori che si sono mobilitati contro il controllo di Berlusconi, dei media, del processo legislativo e tutto questo. E il punto culminante era quello della manifestazione di settembre 2002 in piazza San Giovanni ed eravamo, i numeri erano molto contestati, forse poco sotto un milione di persone. Era forse il più grande manifestazione della società civile, tantissima gente. Io come storico ho sempre detto ai miei studenti, non era dai tempi di la visita di Garibaldi a Londra nel 1864, ma Garibaldi ha solo riempito una piazza per 400.000 persone e noi siamo riusciti ad andare contro ogni aspettativa oltre, però non siamo a livello di Garibaldi. Sì, bravo. Questo era il primo fatto storico che volevo menzionare. Un secondo, molto minore, era la pubblicazione di questo piccolo libro per Rinaldi, La democrazia che non c'è. Perdonatemi per questa mossa immodesta, ma se riuscite a leggere una parte, è un incontro inventato tra Karl Marx e John Stuart Mill, parla molto di queste cose, perché la democrazia che non c'è suggeriva fortemente che era tempo di introdurre, di in qualche modo far entrare questi temi e questi modelli che abbiamo sentito questa mattina dentro la democrazia italiana. E dunque questa era una costante, questa democrazia dal basso di cui i relatori hanno parlato questa mattina. Questo è, io ricordo nel dibattito con D'Alema, gli stessi mesi, sono tornato a vedere cosa avevo detto a D'Alema. E in una posizione preeminente era la richiesta di quel partito di muoversi dal punto di vista della democrazia partecipativa dal basso. Io ho detto dal basso e lui ha detto sì, certo, avevo un'altra idea di cosa era basso. Allora
questi sono flash, momenti soltanto da una storia assolutamente fallimentare. È questo che devo dire, questo pomeriggio. Non mi piace dirlo, non spero che non porti allo scetticismo. Spero che non porta al pessimismo, ma questa associazione è talmente ottimista per poter essere ancora in vita malgrado tutte le batoste di questi anni. Ma è un fallimento, mi dispiace dire, non solo a livello italiano, è un fallimento. Floridia questa mattina ha menzionato la grande sperimentazione di Porto Alegre in questi anni in Brasile. Quello è stato distrutto, non è che in un certo senso adesso ha una pausa e si riprenderà. La storia non è di una pausa che è un'impresa, la storia è di un fallimento. E se non c'è quest'idea, tutti questo quasi milione di persone senza partito in Piazza San Giovanni volevano essere cittadini veri, cittadini partecipanti, volevano partecipare, non sapevano come. E allora l'esperienza di Porto Alegre, io non oso pensare come sarà adesso davanti ai risultati delle elezioni. Certamente l'idea della democrazia deliberativa o no mi sembra assolutamente di seconda importanza. Ma anche qui le cose rapidamente sono andate via. Io ricordo un cammino dell'estate del 2003 in Lunigiana, e siamo arrivati in una frazione di uno di questi paesi, è venuto a incontrarci un uomo con il vino e il formaggio e diceva: io sono l'unico superstite, io sono l'unico girotondo rimasto. E diceva: e non ho neanche con cui posso circondare e proteggere, ho solo una frazione di un paese che crolla. Allora c'era questo fallimento nostro. Perché fallimento nostro? Fallimento perché, non so se neanche se è un fallimento, ma perché non eravamo pronti come il Partito d'Azione, allora erano molto più alti, nel 44 e 45. Non eravamo preparati, disposti a spenderci 24 ore su 24 nella politica. Sarebbe stato necessario dedicare, tutti noi avevamo professioni, impiegati, scuola, tutte quelle, e volevamo tornare a quelle cose, cioè almeno non perderle. Mentre probabilmente, questo chiedo anche ai nostri partecipanti questo pomeriggio, probabilmente sarebbe stato necessario un tipo di impegno molto massiccio da parte nostra, per non finire come l'ultimo girotondo di Carrione. Questo è il nostro fallimento, uno, e si può aggiungere molti altri che a sinistra si conosce bene: i litigi, i narcisismi, le ambizioni personali, spesso l'impossibilità, di, essendo della società civile, di far imporre un certo numero di regole per cui si poteva andare avanti senza litigare ogni volta che primi girotondi e poi il nostro qui laboratorio per la democrazia. Abbiamo fatto bellissime cose, ma il prezzo e la lentezza e anche i valori di certe persone, cosa posso dire? Era difficile esterno, era difficile interno. Cioè, veramente per portare tutto a un fine triste, viene l'atteggiamento della sinistra parlamentare, eccetera.
Il 22 di settembre, in quella grande manifestazione, noi avevamo chiesto la non presenza dei partiti, perché era una cosa nostra della società civile e tutti erano d'accordo. Il giorno stesso c'era il palco, sotto il palco c'era una cosa un po' così su cui si poteva camminare. Improvvisamente si vede la figura di Piero Fassino. E Piero Fassino, che cavolo stava facendo lì? Stava facendo copie firmate del suo ultimo libro. Cioè non doveva essere lì e faceva questa autopubblicità, assoluta assenza di qualsiasi senso di self-restraint. Cioè, proprio... E poi, questa mattina Florini ha suggerito che c'erano delle occasioni in cui tutti questi temi della democrazia deliberativa, eccetera, forse i politici non si sono comportati tanto bene. Io posso dire che si sono comportati malissimo e costantemente male, perché il loro era un uso strumentale dell'impegno dei cittadini. Era quello ed era veramente da condannare. Mi dispiace dirlo, quanto mi dispiace sempre dirlo, ma Firenze è diventato, malgrado noi si può dire, il capitale della democrazia fasulla, cioè delle cose che dicevano e poi non avevano nessun... Le 50 assemblee di Matteo Renzi e lui girava queste ciao, hello, goodbye. Ha durato 2 anni, poi le 50 assemblee grandi trovate della democrazia diretta scomparve. Leopoldo, le tavole in cui si prendevano le decisioni, cavolo se si prendeva le decisioni, in cui si registrava la discussione, dopodiché non so che aiutante di Renzi li ha fatti, no, non so dove sono. Certamente non sono andati dentro i temi del governo. Io direi che la maggioranza dei politici, non abbiamo discusso dei politici questa mattina e dei partiti politici, ma la maggioranza non aveva nessuna intenzione di andare oltre un livello di consultazione, facendo finta che era un'altra cosa, dicendo thank you very much, è stato molto interessante, prenderemo in considerazione ovviamente le vostre cose, e poi non facevano. Io potrei fare una lista di più di 100 iniziative di questo tipo solo per Firenze, di una democrazia fasulla. Odio dire queste cose, ma che dava l'impressione, quando si scopriva i meccanismi, di malafede, perché non c'era nulla. Meglio il sindaco di Fiesole, che è venuto a trovarmi quando cercava di mettere insieme una legge regionale sulla partecipazione. Questo vecchio sindaco che veniva dalla Resistenza, forse era una generazione dopo, che diceva: Ginsburg, tu devi capire che io sono stato eletto e tu no, e che i miei numeri sono massicci e i tuoi no. E dunque smetti di pensare che siete uguali ai rappresentanti della democrazia rappresentante e lasciarci governare. Se la popolazione di Fiesole ha qualche cosa che non va, che venga da me e io lo sistemo. Questa è almeno in tutta la sua... Non complicare la vita. questo almeno nella sua rudezza, nella sua ruvidezza, quelli erano i veri rapporti, non questi
finisco. Io non credo che proprio così finisce la storia, non finisce la storia, ma certamente non ci sono forti segnali di una nuova stagione di democrazia partecipativa o simile. Secondo me, per riuscire in parte bisogna darci delle regole e anche e soprattutto i politici devono darsi delle regole. E finisco proponendo due che sono il sine qua non per tutto questo dibattito. Al fine di valutare le prassi deliberative o dal basso, propongo di ricorrere a due parametri fondamentali. Il primo è dato dalla misura in cui tali esperimenti e idee contribuiscono a creare cerchie sempre più ampie di cittadini critici, informati, partecipi. Se non si crea quello, se non cresca qualcosa, tutti i modelli sono assolutamente inutili. Critici, informati, partecipi che dialogano con politici e amministratori su una determinata base di uguaglianza e di rispetto reciproco. Uguaglianza e rispetto reciproco. Il secondo, strettamente correlato, è dato dalla misura in cui le prassi di democrazia dal basso contribuiscono a mutare il comportamento stesso dei politici, e io aggiungo presente e futuro, e contribuiscono a mutare il comportamento stesso dei politici e l'idea che essi hanno delle loro prerogative e dei loro doveri. Il primo parametro ha da fare con la crescita della società civile, cioè quel ceto politico ci aiuta a vivere, a prosperare, a avere le poste in cui possiamo incontrare, avere un mare di cose molto semplici. Il secondo, con la trasformazione culturale della classe politica, e qui mi dispiace dirlo, c'è ben poco segno sotto le parole. Grazie. Grazie anche per la pacata passione con cui sempre ci racconti queste tue esperienze. E, allora, facendo proprio questo nostro appello finale di cuore, con il rispetto che sicuramente merita l'esperienza di Liberi Uguali e il fatto che in questo momento si trova, come dire, sulle spalle probabilmente una rappresentanza, diciamo, l'onere di rappresentare probabilmente un'area più grossa di quella che effettivamente ha saputo raccogliere come consenso elettorale, quindi con le difficoltà che tutto questo comporta e insomma, che è legata anche a una stagione politica molto difficile, che forse non era prevedibile prendesse fino in fondo questa piega oggi. Vorremmo chiedere al capogruppo di Liberi Uguali alla Camera, che ringraziamo per essere venuto a confrontarsi con noi oggi, che cosa, diciamo, ci può dire su questi temi dal suo punto di vista, la sua esperienza, come è nata questa forza politica, forse appunto questa insufficiente capacità di mettere in relazione le due direzioni della dinamica rappresentativa, quell'assemblea da cui tutto ha avuto origine, che è stata in qualche modo un po' formata, in questo caso forse più dall'alto che dal basso, anche se poi sul territorio ci sono oggi, mi sembra, delle attenzioni forti, delle richieste di proseguire su questa strada, che insomma, si scontrano con le difficoltà al vertice. Insomma, cosa ci può dire di questa esperienza e delle prospettive che ci saranno nelle elezioni europee, regionali e anche amministrative, che in alcuni territori sono ormai molto imminenti. Grazie. Io vi ringrazio dell'invito e devo dire anche delle relazioni, ho dovuto ascoltare anche alcune della mattinata,
molto stimolanti. Poi devo dire, dopo quella di Paul, ho il privilegio di conoscere da qualche anno, non è facile parlare, perché in fondo parlare dopo di lui in qualche modo è quasi in tutta alzata, cioè l'incapacità in questi anni della sinistra, dei soggetti della sinistra, a rispondere a questa domanda di partecipazione, è un dato oggettivo, da questo punto di vista non ci si può sfuggire. Io volevo fare solo una riflessione prima di rispondere alla domanda, quindi non sfuggire a una domanda non semplice. Non ho tutte le risposte, cioè per quanto rispetto anche al futuro di Uruguay. Paul ha detto una cosa giusta, ha detto una cosa forte, ha riconosciuto in qualche modo l'altra faccia, cioè il fallimento in qualche modo dell'esperienza, della capacità di quell'esperienza di società civile pura di incidere poi nell'evoluzione del sistema politico e della politica. E questo richiama, io credo, il tema della riflessione che questa mattina è stata toccata marginalmente, forse magari non ho sentito Pasquino può essere entrato più direttamente, il tema è quale modello di partito oggi per la sinistra e più in generale per difendere la democrazia. Questo è un punto non semplice. Perché guardate, molte delle resistenze che ci sono state, che ci sono, rispetto alla creazione di un rapporto corretto tra società civile, le difficoltà che ricordava Paul, no? Poi di scegliere a un certo punto di dedicare tempo e fatica alla militanza di partito, non nascono oggi. E sarebbe sbagliato anche alla fine dare anche dei nomi quasi che fossero i colpevoli. Mentre parlava Paul mi veniva alla mente Mikkels, La legge ferrea delle oligarchie, scritto nei primi anni 10. E siamo lì, siamo lì. Da questo punto di vista, molte delle resistenze che ci sono in qualche modo strutturali e connaturate al modello di partito, che è lo stesso modello di partito sostanzialmente dei primi anni. Il modello del partito di massa è ancora oggi. Oggi ne viviamo, diciamo, l'epilogo triste, le sezioni non sono più quelle che erano, la capacità di costruire, di essere intellettuale collettivo è soltanto un lontano parente di quello che sono state le grandi storie. Qua la politologia ci viene in qualche modo in aiuto, è successo qualcosa, non siamo più nella democrazia dei partiti, siamo, nell'interpretazione di Marin, dentro la democrazia del pubblico. E ho provato a dire questo per dire che oggi il tema che ci siamo confrontati noi fino adesso, non riuscendo a trovare il bando della matassa, è che un partito non li si costruisce né dal basso, una provocazione, né dal basso né dall'alto, lo si costruisce avendo una cultura politica condivisa, un'idea di società condivisa. E su questo è in questo momento il grande deficit che abbiamo, cioè spesso ci interroghiamo, ci confrontiamo, partiamo in molti casi ragionando prima dal leader ideale. Se oggi provassimo a fare anche qua un mini referendum, chi è il leader della sinistra? Piuttosto che, provo ad andare veloce, questo, io nel mio piccolo sostengo questa tesi, cioè che oggi se proviamo a trovare una cifra della contemporaneità è della società occidentale, oggi è una domanda di protezione. La nostra è una società spaventata, che ha paura del futuro, perché è dentro due grandi rivoluzioni, una rivoluzione che è quella del lavoro, in più ci abbiamo messo 10 anni di crisi economica, questo ha ulteriormente aggravato, ed è l'altra grande crisi, quella ambientale.
Quindi da questo punto di vista, come la sinistra, non rinnegando il suo lavoro, prova in qualche modo a dare una risposta a questa domanda di protezione, partendo, è la questione di oggi, partendo da una posizione di debolezza, perché la destra rispetto a questa domanda di protezione ha nel suo DNA, nella sua storia, risposte più semplici e più facili. È da qui che si ricostruisce un partito, qualità di società, il tema dell'uguaglianza, è molto alto, però non voglio rubare tempo. Questo è il punto che noi abbiamo, e all'interno di questo ci sta anche il modello organizzativo. E su questo siamo in ritardo, perché l'unico vero, diciamo, innovazione, se guardiamo la storia dei modelli, lo sta cercando di portare avanti il Movimento 5 Stelle. È un modello che però, per esempio, tornando alla discussione di questa mattina, fonda una delle sue ragioni nella distruzione del sistema della democrazia rappresentativa. Nel 2011 Casaleggio e Padre e Grillo scrivono un libro, Siamo in guerra, e dichiarano esattamente gli obiettivi che intendono perseguire. Distruzione di qualsiasi forma intermedia e democrazia diretta attraverso l'uso di internet. Sto semplificando, non voglio, lo dico perché. E iniziano, utilizzano uno strumento, peraltro già usato in una campagna elettorale americana, quello degli Meetup, lo mettono e lo portano. Lì noi commettiamo un errore gigantesco, pensiamo che questo sia un partito virtuale. Invece loro riescono a fare una cosa unica, che spiega anche il risultato straordinario. Nella storia delle elezioni in tutta Europa non c'era mai stato un partito che alla prima elezione, tolto quella dell'uscita da una dittatura, che fosse riuscito a ottenere alla prima uscita oltre il 25% ed essere il primo partito. E attenzione, nel 2018 fanno un secondo miracolo, cioè quello di superare quel risultato, quindi che sull'onda arrivando ad un terzo. Quindi da questo punto di vista quel modello è un modello a cui noi dobbiamo guardare, a mio giudizio per esempio, perché prova a tenere insieme una ricerca di partecipazione, dà una risposta a una domanda di partecipazione individuale, ma riesce anche a dare la partecipazione fisica. Ce lo dico una battuta, oggi se uno di qualsiasi soggetti volesse fare 1000 banchetti in Italia, l'unico in grado di farlo è il Movimento 5 Stelle. E noi stiamo spesse volte a valutarci sul numero di iscritti, sul fatto che sono virtuali, che sono così distanti, come dire, quello è. Quindi credo che questa sia l'altra questione, interrogarci sul modello del partito, perché se ci interroghiamo sul modello del partito potremmo provare a ricercare quel nesso di connessione tra una domanda di partecipazione della società civile e la burocrazia dei partiti, avrebbe detto Vincenzo. Questo è un punto difficile, perché anche il resto d'Europa ha questi problemi. La sinistra in Europa risente di tutto questo. Sull'euro, ma intanto chiariamo un punto, perché poi i giornali tendono molto a semplificare, spesso ignorano anche il lavoro parlamentare, ma questo ormai l'ho già fatto un caso, mi sono già fatto una ragione. Allora, Libero Uguali non nasce come un partito, nasce come nell'esperienza in realtà della sinistra, come un cartello elettorale che mette insieme sostanzialmente tre soggetti: Possibile, Sinistra Italiana e Articolo 1 MDP, individuando una sorta di garante non solo degli accordi, tra virgolette, ma anche rispetto all'opinione pubblica della figura di Piero Grasso. Ci si arriva in una fase in cui prevale sì una logica, diciamo, di organizzazioni, e questo spiega anche, diciamo, l'incapacità di costruire un soggetto unico, diciamo, con l'esperienza del Brancaccio, che a sua volta si scontra, diciamo, appunto, dirà credo meglio di me, che è stato il protagonista, a sua volta con dinamiche non troppo differenti da quello che ho provato a descrivere, cioè obiettivamente il rapporto tra una spinta dal basso, l'esistenza di un'organizzazione più strutturata come la Fondazione Comunista, eccetera.
è vero quello che noi in campagna elettorale abbiamo detto, cioè proviamo a fare un partito. E in questo momento è inutile negare, quell'ambizione e quell'obiettivo non è stato raggiunto. Non voglio girare attorno alla questione, certamente il risultato elettorale è stato largamente al di sotto delle aspettative, e noi per primi non abbiamo fatto i conti fino in fondo con le ragioni di quel risultato. Quello che abbiamo provato a fare, chiudo su questo, è però cercare di rispettare il mandato degli elettori, e pur avendo un piccolissimo gruppo, il Senato anche per le dinamiche della legge elettorale ci ha impedito di avere un gruppo autonomo, alla Camera siamo riusciti a tenere la delega sul numero minimo e abbiamo un gruppo di su cui noi proviamo a fare, mi piacerebbe anche su questo poter fare una discussione, perché ad esempio c'è una differenza tra come interpretiamo in questo momento il nostro ruolo e per esempio quello del Partito Democratico, che è l'altro grande partito, il gruppo più grande. Cioè, noi crediamo che in questa fase occorre essere nei confronti di questo governo intransigenti nella difesa di un sistema di valori e nei confronti di attacchi alla Costituzione, alla costituzionalità di molti provvedimenti, ma al tempo stesso sfidanti sulle questioni politiche, economico-sociale. Cioè non partire dal presupposto che se arriva il decreto di dignità, siccome l'ha presentato questo governo, non va bene a prescindere. Noi li abbiamo sfidati, diciamo, su una serie di temi, perché l'obiettivo dovrebbe essere quello di costruire l'alternativa. Oggi siamo in una situazione su cui, secondo sondaggi, nell'ultimo mese e mezzo l'area di governo ha perso quasi 6 punti percentuali. Ma questa roba non si travasa come avrebbe, diciamo, in una democrazia con un sistema come quello che Paul conosce bene, per esempio quello inglese, immediatamente per voto, diciamo, all'opposizione si frantuma, perché in questo momento noi non siamo un'alternativa. E lo dico con la battuta, Renzi è l'assicurazione sulla vita di questo governo, perché l'idea che possa ritornare Renzi, la gente preferisce riconfermare il suo voto. Ho detto con una battuta che probabilmente della sinistra non sono riconoscibili solo a Renzi. Lo dice uno che l'ha combattuto nel suo partito e che non è mai stato eletto neanche un secondo nella sua vita. Chiudo, che cosa fare? È chiaro che adesso siamo in una situazione complicata e difficile anche rispetto alla prospettiva delle elezioni europee. Però questo è un altro punto su cui dobbiamo interrogarci, mi interessa molto anche questo confronto in questa direzione. Qual è l'analisi, si sarebbe detto una volta, della fase? Dove siamo adesso? C'è o non c'è un pericolo vero per la democrazia rappresentata da alcune derive, per esempio sulle questioni dei diritti da parte della Lega e anche, diciamo, la condiscendenza del Movimento 5 Stelle? Personalmente ritengo che i segnali, più segnali sono arrivati in questi mesi, per una tendenza, una china verso un modello di democrazia illiberale. Questa è la fotografia di alcune vicende di carattere parlamentare. Rispetto a questo, che risposta diamo? Il richiamo all'unità che arriva, per esempio, parlando con le persone normali, con i militanti, quando si vede un banchetto, fino a che punto può essere spinto? Fino a che punto il tema è la ricostruzione, diciamo, soltanto di una cosa che si contrapponga? Io credo che lo sforzo bisogna fare è proprio lo sforzo di costruzione dell'alternativa, facendo conti fino in fondo con la sconfitta del 4 di marzo, che è stato un autentico terremoto e su cui né il PD né noi abbiamo, come dire, fino in fondo fatto l'analisi di quel risultato e soprattutto provato a cercare di dare una risposta. Noi, per quel che riguarda l'articolo 1 del MDP, il 16 di dicembre lanceremo un'assemblea, proveremo a ragionare attorno a queste questioni ripartendo proprio da lavoro e ambiente, come una doppia risposta da dare a una domanda che c'è. Abbiamo la consapevolezza dei nostri limiti da questo punto di vista, ma anche, io credo, l'ambizione di provare a essere uno dei motori, uno dei lieviti di una ricostruzione di un profilo di sinistra di governo, si sarebbe detto con un'espressione un po' abusata e che
sarebbe avvenuta. Chiudo su un'ultima cosa rispetto anche alle cose di questa mattina. Non dimentichiamo mai tutti una cosa, che l'antiparlamentarismo nella storia d'Italia è un grande fiume carsico, ogni tanto sprofonda, ma in alcuni momenti di crisi tende a ritornare visibile, e noi siamo dentro a uno di questi momenti. Io non conosco una democrazia che non abbia il Parlamento, quindi da questo punto di vista rimango forse un po' antico, ma difensore della democrazia rappresentativa, perché credo che questo sia l'unico strumento rispetto al tema della difesa della democrazia. Questo non vuol dire non avere attenzione per la democrazia partecipativa, per gli strumenti della democrazia partecipativa, ma non può, io credo, la democrazia fare a meno di un Parlamento e di rappresentanti degli elettori. Grazie per la franchezza anche, no? Con cui l'apertura con cui sono state date, si è tentato di dare un contributo a rispondere a grandi questioni che effettivamente sono questioni che non possono certamente trovare soluzione in pochi minuti in una sede come questa, ma insomma iniziare a confrontarsi è sempre positivo. Allora, è stato evocato, diciamo, più volte il Movimento 5 Stelle. Abbiamo fatto riferimento a questo tema delle riforme che sono state proposte. Io non sono così convinto che il modello organizzativo del Movimento 5 Stelle possa essere la sua forza stabile, un pianto stabile, insomma il fatto che abbia una percentuale di voti che era quella che nei momenti di massimo successo ha avuto il Partito Comunista, con credo lo 0,1% dei militanti che quel partito aveva, era una considerazione che facevo con alcuni colleghi qualche tempo fa, e effettivamente può essere probabilmente stato motivo di forza per costruire da zero questo grande successo, ma forse queste grandi cose, così come rapidamente e improvvisamente crescono, altrettanto repentinamente potrebbero trovare dei momenti di crisi. Io non so fino a che punto sarà in grado di mantenersi questa cosa su gambe così fragili, però appunto magari invece queste forme di coinvolgimento diretto dal basso potrebbero essere percepite in questa visione come una possibile risposta a questi dubbi. Ora, io so che Lorenzo Spadaccini non è politicamente un esponente di questo movimento politico, però ha sicuramente una vicinanza e, diciamo, con il suo sapere tecnico sta in questo momento contribuendo a costruire una possibile politica nelle direzioni sostenute da questo movimento. Quindi credo che la sua testimonianza, ripeto, pur non essendo lui, diciamo così, direttamente politicamente coinvolto, possa essere comunque molto molto interessante. Quindi grazie per la disponibilità a parlare con noi. Grazie a voi per l'invito innanzitutto, e ringrazio di questa introduzione Francesco, perché effettivamente la mia posizione rispetto al Movimento 5 Stelle è del tutto peculiare, nel senso che io ho avuto una vicinanza sul piano tecnico, nel senso che nella scorsa legislatura io insegno all'università, questo è il mio mestiere, e nella scorsa legislatura ho avuto l'avventura di essere chiamato molto fortunosamente, diciamo così, a svolgere la funzione di consulente per il gruppo parlamentare nell'elaborazione della legge elettorale. Da lì è nato un rapporto che si è sempre mantenuto sul piano, diciamo, professionale, nel senso che ho avuto alcuni elementi di sintonia, per esempio rispetto alla proposta di legge elettorale che i 5 Stelle hanno proposto nella scorsa legislatura, e sulla quale ho collaborato, era pienamente d'accordo, pensavo di fare un ottimo lavoro che servisse a rivitalizzare la rappresentanza, e li ho sentiti nella battaglia contro Italicum, in modo particolare quando c'è stata una fase in cui ho poi interrotto, diciamo, il rapporto di collaborazione, che è ripreso nella battaglia su Italicum, nella quale pure gli ho fornito
diciamo così, le competenze tecniche e non mi pento, diciamo, a farlo. In questa legislatura, io peraltro nella mia attività professionale di studioso del diritto costituzionale mi sono occupato specialmente di democrazia rappresentativa, da cui l'interesse per la democrazia, per la legislazione elettorale, tema sul quale avevo costruito i miei rapporti con loro. In questa legislatura, viceversa, mi è stato chiesto di svolgere questa funzione di capo di dipartimento, del Dipartimento per le Riforme Istituzionali, che è un dipartimento affidato al ministro Fraccaro, rispetto al quale fin dall'origine, in buona sostanza, sono state contemplate alcune misure di riforma che attengono effettivamente al tentativo di ricostruire un sistema politico che consenta, io direi, non dico di realizzare un meccanismo attraverso cui le decisioni pubbliche possano essere effettivamente imputate alla sovranità popolare, che forse è stata, ma che si introducano degli strumenti attraverso i quali si cerchi di ripristinare un rapporto più efficace di partecipazione dei cittadini nella costruzione della decisione politica. L'idea sulla quale ho concordato e che ha alcuni elementi, diciamo, prima proposta, era cioè quella di dismettere l'approccio per il quale il nostro sistema politico istituzionale soffrisse di un deficit di capacità decisionale, cioè di abbandonare l'idea che tema centrale cui prestare attenzione nei tentativi di riforma costituzionale fosse quella di costruire la governabilità, ma di porsi viceversa il tema delle riforme in termini tutt'affatto diversi, e cioè prendere atto che il nostro sistema politico istituzionale difetta della capacità di costruire il consenso rispetto alle decisioni pubbliche che vengono assunte, che è l'opposto perché significa che non si tratterebbe di una crisi di governabilità per eccesso di rappresentanza, ma di una crisi di rappresentanza per l'incapacità di costruire il consenso necessario per assumere le decisioni politiche. Questo è il substrato attorno al quale io ho accettato questo incarico, e in questo in realtà credo molto che noi veniamo da un ventennio in cui il dibattito è stato quello di costruire un sistema che potesse decidere, che fosse governabile, e ci siamo dimenticati che il primo meccanismo, che l'elemento essenziale perché una democrazia sia governabile non sta nella capacità decisionale degli organi politici, ma sta nella capacità di costruire decisioni sorrette dal consenso, che è l'elemento fondamentale se vogliamo restare in democrazia, perché la governabilità in sé si realizza in tanti modi e particolarmente bene in regimi non democratici, diciamoci la verità. Allora, sulla base di questa impostazione che io ho condiviso, il lavoro ha prodotto un tentativo di riforma che si fonda anzitutto sulla scelta di un metodo. Il metodo che è stato scelto, il ministro Fraccaro l'ha ripetuto chiaramente, è stato quello che anzitutto si trattava di scegliere riforme condivise, piccole e distinte. Cioè l'approccio in questa materia è quello opposto, non solo come base, diciamo così, di visione generale, ma anche come metodo opposto a quello che è stato perseguito. L'idea di fondo era quella per cui, se si tratta di intervenire su singoli punti della Costituzione per modificarli, allora
si devono introdurre progetti di legge distinti che dovessero finire alla valutazione del voto popolare, come prevede la procedura di riforma costituzionale, abbiano un contenuto per il quale gli elettori possono consapevolmente dire di sì o di no a un quesito chiaro e unitario. Cioè gli elettori non devono essere posti nella condizione in cui sono stati posti nel 2016, e cioè di prendere un integrale, colossale pacchetto di trasformazione costituzionale senza potersi esprimere, perché si fa tanto discutere delle derive plebiscitarie che sarebbero insieme nella democrazia diretta, ma la democrazia rappresentativa, quando ci sono iniziative di questo tipo, in realtà è già su un crinale di tipo plebiscitario, perché se si invoca il popolo per sanzionare una riforma costituzionale complessiva, naturalmente il progetto è fallito fortunatamente, però diciamo che era un approccio del tutto plebiscitario, così come del tutto plebiscitario erano i tentativi di riforma della legge elettorale, della legge elettorale che c'era prima, non era diversa. Allora, quindi sul piano del metodo con riforme distinte, e da questo punto di vista in effetti il ministro assieme ai gruppi parlamentari ha annunciato 5 distinte riforme piccole, molto dettagliate. Una riguarda la riduzione del numero dei parlamentari, che verrebbero ridotti da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 i senatori. C'è una riforma che è la decostituzionalizzazione, la sottrazione della base costituzionale al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, riforma largamente condivisa rispetto a un ente che non ha saputo effettivamente svolgere la sua funzione dentro il meccanismo della rappresentanza. C'è la ricorribilità dei giudizi delle Camere in materia elettorale alla Corte Costituzionale. Attualmente è la Camera, sono due Camere che deliberano sui titoli di ammissione dei propri componenti, quindi non c'è un giudice terzo, imparziale, ma sono le Camere stesse che giudicano dei titoli di ammissione. Questa materia verrebbe introdotto un ricorso alla Corte Costituzionale, di modo che ci sia un giudice terzo che valuti che le operazioni elettorali si siano svolte correttamente. E poi ci sono l'eliminazione del quorum nel referendum abrogativo. Attualmente, perché il referendum abrogativo sia valido, occorre che partecipi la maggioranza della popolazione, verrebbe abrogata questa disposizione, e la riforma più, diciamo, rilevante sarebbe quella su quale voglio dire due parole, sarebbe quella dell'introduzione del cosiddetto referendum propositivo, cioè di un istituto di democrazia diretta. Dunque si tratterebbe di 5 proposte, tutte distinte, in modo tale che se non fossero approvate con una maggioranza superiore di 2/3 e fosse richiesto il referendum confermativo, ci sarebbe un referendum per ciascuna di queste proposte, e delle 5 ne sono state presentate solo 2, sono state annunciate 5 e presentate specificamente solo 2, e cioè la riduzione del numero dei parlamentari, che è attualmente in Senato, e l'introduzione del cosiddetto referendum propositivo, che è all'esame della prima commissione della Camera. Dicevo che volevo soffermarmi un attimo solo su questa proposta, perché è quella più significativa e quella che interviene più propriamente nel tema di cui questo convegno si occupa, e è l'introduzione di uno strumento di democrazia diretta dentro un contesto di democrazia.
democrazia rappresentativa. Da questo punto di vista io però vorrei essere chiaro, capisco benissimo che sul piano politico le politiche si determinano non soltanto con i progetti di legge che vengono presentati, ma si determinano anche con le dichiarazioni che hanno un influsso su. E quindi capisco benissimo che se la legge dichiara che il Parlamento questo è un problema, non è che non lo veda, lo vedo. Fatto sta che la proposta in materia costituzionale che incide su questo tema è quella che ora vado illustrando, così come voglio dire che non c'è alcun intervento di modifica dell'articolo 67 della Costituzione, cioè della libertà del mandato, non c'è alcuna iniziativa in questo senso, anzi è stato esplicitamente escluso dal ministro Frattato che ci sia l'intenzione di intervenire su, con una riforma dell'articolo 67 della Costituzione. Quindi questo è escluso. Allora, qual è alla fine di questo discorso dei rapporti tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa la riforma che viene presentata? È una riforma che è costruita in questi termini, e cioè interviene sull'articolo 71 della Costituzione, che è quello relativo all'iniziativa legislativa popolare, e già prevista oggi 50.000 elettori possono presentare una proposta di iniziativa popolare, l'esito di questa proposta è normalmente che viene messa, diciamo così, da parte dalle Camere che di fatto non la considerano e muore lì. L'idea è che invece si possa costruire un percorso che possa eventualmente sfociare in una consultazione popolare, ma la procedura che viene organizzata ha voluto tenere conto anzitutto dei limiti degli istituti di democrazia diretta, e i limiti degli istituti di democrazia diretta sono quelli che sono stati illustrati per esempio in mattinata da Floridia, chiaramente. Cioè è chiaro che si tratta di una deliberazione che alla fine è binaria, cioè in cui il popolo è chiamato a scegliere con un sì o con un no, e questo è un problema nell'assunzione delle decisioni politiche, anzitutto, ed è chiaro che è una modalità di decisione che in un momento unico, diciamo così, conclude il processo deliberativo. Allora, da questo punto di vista si è cercato di studiare una proposta che cercasse di smorzare ogni possibile effetto plebiscitario dello studio, uno strumento di democrazia diretta, ma che nel contempo fornisse uno strumento attraverso cui i cittadini possano intervenire in modalità correttiva rispetto a una struttura di democrazia rappresentativa che molti problemi di realizzazione della partecipazione popolare gli dà. Allora, il meccanismo che è stato proposto tenendo conto di questo è questo: 500.000 elettori raccolgono le firme su una proposta di legge. Questa, quando sono state raccolte 500.000 firme sulla proposta di legge, il Parlamento ha un tempo di 18 mesi. Ora, io sono un tifoso della lentezza della modalità di decisione del Parlamento, perché è una delle caratteristiche per le quali la legislazione si assume non dovrebbe essere assunta dal governo ma dal Parlamento, perché la lentezza è una garanzia di dibattito e di interrelazione tra l'organo pubblico e la società civile, che richiede la lentezza necessariamente, perché è solo in un procedimento lungo che il governo assume le disposizioni normative da un giorno con l'altro, nel senso che il governo, un decreto legge o anche un decreto legislativo in realtà, diventa pubblico il giorno in cui il governo lo decide.
non c'è una procedura lenta che consenta un dibattito. L'attuale processo legislativo nel concreto è diventato velocissimo perché è tutto nelle mani del governo, in realtà in questa procedura si prevede un termine di 18 mesi. Quindi il Parlamento ha un termine di 18 mesi per elaborare questa proposta, per valutarla, per discuterla. Nel termine di 18 mesi cosa può capitare? Può capitare che il Parlamento approvi questo testo di legge. È improbabile che il Parlamento sia integralmente d'accordo su questo problema, però può capitare. In questo caso il procedimento si chiude, come ovvio che sia. Potrebbe capitare che il Parlamento... Quindi è inemendabile. Quanto tempo per raccogliere le firme? Il tempo di raccolta delle firme non è previsto, non è previsto perché è disciplinato dalla legge ordinaria, attualmente sono 3 mesi. Ma basta che facciate dicembre, gennaio, febbraio per prendere il morso, questo per sapete cosa vuol dire raccogliere le firme nei partiti? Certo. Mi raccomando, no? È una raccomandazione. No. Infatti si discuterà, il testo di legge costituzionale non prevede un termine. Attualmente per il referendum abrogativo è la legge ordinaria che prevede 3 mesi. Probabilmente sono troppo pochi questi 3 mesi. Infatti, però questo progetto di legge può essere approvato dal Parlamento. Cosa può fare il Parlamento? Il Parlamento può anche modificare questo progetto di legge. Se modifica il progetto di legge ci sono 2 opzioni. Nella proposta costituzionale il comitato promotore è abilitato a rinunciare alla sua richiesta referendaria sul testo. Dunque la maggioranza parlamentare può accordarsi con il comitato promotore su un testo diverso e a quel punto il comitato promotore rinuncia al suo referendum perché accetta la soluzione parlamentare diversa, oppure il Parlamento può decidere o di respingere il progetto di legge presentato dai cittadini, e in quel caso si va al voto solo sul progetto di legge presentato dai cittadini, oppure può contrapporre al progetto presentato dai cittadini una diversa soluzione normativa che viene ugualmente sottoposta al voto dei cittadini, in modo tale che i cittadini possano scegliere per ciascuna di queste proposte, quella dei cittadini promotori e quella del Parlamento, se accettarlo o meno. L'idea cioè è che, quella realizzata in Svizzera, che di fronte all'iniziativa dei cittadini, che non è l'iniziativa del popolo contro il Parlamento, è l'iniziativa di una frazione dei cittadini, di una minoranza dei cittadini, che si attiva e alla quale la maggioranza dei rappresentanti del Parlamento può contrapporre un disegno diverso, normativamente diverso. Questo succede comunemente nei referendum svizzeri, nei quali nel 90% dei casi i cittadini preferiscono la proposta presentata dal Parlamento rispetto a quella del comitato promotori dei cittadini, nel 90% dei casi. Dunque, di fronte a un'istituzione parlamentare funzionante, il meccanismo di democrazia diretta può anche avere un effetto di legittimazione delle istituzioni rappresentative, non di delegittimazione. Questo capita perché, nel caso svizzero, ma anche in generale, pensate a un caso diverso, ma che si è verificato con riguardo al referendum abrogativo, penso in particolare all'aborto, al referendum sull'aborto. La natura del referendum è l'abrogativo, ma il meccanismo è analogo, perché in quel caso furono presentate 2 diverse proposte referendarie, una dei radicali volta a liberalizzare maggiormente l'aborto e una dei cattolici volti a ripristinare il divieto d'aborto. Cioè l'elettore in quella consultazione era di fronte alla scelta parlamentare, che era quella che l'elettore ha confermato respingendo i 2 referendum, cioè il Parlamento, che aveva assunto una posizione di
mediazione di posizioni diverse, con la legge 194, ha ottenuto, diciamo così, la legittimazione del voto popolare rispetto a una scelta parlamentare sfidata dai cittadini. Dunque, da questo punto di vista, e quella scelta non a caso, è una scelta che ha retto poi nel corso del tempo, perché la costruzione del consenso in quella circostanza, avvenuta in pubblico con la mobilitazione del paese, eccetera, produce un effetto, diciamo così, di costruzione di una decisione politica fondata sul consenso e perciò più stabile. Per caso, una parola sola, per caso della porta è emblematico perché è riferito a una tematica, porto sia, porto no, che interessa tutta la società. Facciamo poi il dibattito. Se non togliamo il tempo al... Sì, sto concludendo. Allora, dunque, il procedimento referendario è costruito nei termini in cui il Parlamento non è affatto escluso. Ha 18 mesi di tempo per intervenire e anche per contrapporre un progetto diverso. Esistono poi una serie di limiti che sono stati posti e un intervento della Corte Costituzionale nella verifica di tali limiti. Allora, da questo punto di vista, cioè, se questo è l'intervento più significativo sul terreno della costruzione di un meccanismo di decisione collettivo, pubblico, per meglio dire, più, che dia più spazio ai cittadini. Io direi che il tema che è stato evocato in origine, se ci sia, come dire, un rischio per la democrazia rappresentativa, su questo fronte, non sto dicendo che la democrazia non si affronti, ma su questo fronte, diciamo così, a me pare che siano allarmi eccessivi, ma che invece ci sia il tentativo di offrire uno strumento ulteriore per riattivare un canale di partecipazione popolare che possa produrre una decisione pubblica fondata maggiormente sul dibattito che sul consenso popolare. Grazie per averci illustrato così attentamente e così chiaramente questi profili. Poi naturalmente il problema della circolazione di poteri, insomma, sappiamo che la Svizzera ha delle strutture anche di forma di governo molto diverse che giustificano il funzionamento anche di questi istituti. Vedremo come eventualmente che cosa accadrà noi. Allora, abbiamo adesso, noi dobbiamo chiudere entro le 5 per la ragione che il coordinatore della tavola rotonda Freddo se ne va e sarebbe voluto lasciare la tavola rotonda senza il suo coordinatore, non per la mia indispensabilità ma per il ruolo, diciamo così, la funzione che abbiamo. Quindi adesso sentiamo il Presidente della Corte di Giustizia, Tommaso Montanari, che mi sembra venga bene alla fine di questo dibattito, perché in qualche modo possiamo considerare un po' il figlio con la sua esperienza, insomma, di quella di Paul, e diciamo il protagonista di un'esperienza che si è intrecciata in maniera più o meno conflittuale sia con quella che è confluita poi in Leo, sia in un dialogo critico che poi è rimasto a distanza ma che comunque ha impostato un confronto con il Movimento 5 Stelle. Quindi credo che ci possa dire delle cose molto interessanti da questo punto di vista. Grazie anche a Tommaso per la tua disponibilità. Grazie Francesco, grazie al Circolo Fiorentino di Libertà e Giustizia che ha proposto queste giornate straordinariamente interessanti, e grazie a nome dell'associazione a tutti coloro che hanno accettato di partecipare, in particolar modo ai nostri ospiti a questo tavolo. C'è un paradosso, e cioè che sono stato io a proporre, dopo essere confrontato con Francesco e con tanti altri membri del Consiglio di Presidenza, all'intera associazione di lavorare per un anno sul tema della democrazia rappresentativa, dei suoi limiti, della sua forza, delle sue contestazioni, del suo futuro. Proprio perché non sono addetto ai lavori, notoriamente, e volevo saperne di più e meglio anche io stesso.
Il paradosso sta a quello che dirò alla fine del mio intervento, cioè che questo tema mi sta particolarmente a cuore, in occasione in fondo è frutto anche di questa scelta di investire tutta l'associazione di questo tema di riflessione, ma credo anche che siamo in una stagione in cui, almeno visto da sinistra, la costruzione di una rappresentanza parlamentare è straordinariamente difficile e per certi versi non a portata di mano. E proverò ad argomentare intorno a questo. La ragione per cui abbiamo scelto questo tema è la registrazione di un crescente antiparlamentarismo che non sta tanto nelle proposte che ci sono state appena illustrate, su cui dirò subito qualcosa, ma sta nel discorso pubblico, nelle retoriche di Casaleggio, di Grillo, di molti altri, per la verità non solo del Movimento 5 Stelle, lo dirò più volte, le cose più gravi di questa stagione, a parte Salvini, ma anche su quello in realtà, anche per quello vale ciò che dirò dopo, sono non in brusca e improvvisa discontinuità, ma semmai in troppa continuità, drammatica continuità con ciò che veniva prima, da Salvini con la sua ruspa sulla strada asfaltata di Minniti, alle prassi parlamentari della fiducia e alla retorica antiparlamentare in cui la strada è quella di Renzi e chi l'ha preceduto, semmai poco cambiamento, non troppo cambiamento, che è un'obiezione assai rara in questo momento, che proprio Libertà e Giustizia può e deve fare per il suo sguardo più lungo e per il suo stare due passi indietro rispetto al fuoco della politica. Questo antiparlamentarismo è un grande male, questa disintermediazione in tutti i sensi, questo sospetto radicale verso ogni forma di mediazione, non solo nel Parlamento, ma anche nei rapporti sociali e molti altri aspetti. Da questo punto di vista le riforme che sono state appena citate sono, naturalmente si può discutere su tutto, per esempio diciamo, io non sono certo un fautore del CNEL, però se si va a leggere gli atti della Costituente l'idea di fare CNEL e di portare in un ambito legato alla vita parlamentare quel dibattito ha un senso. Naturalmente diciamo, probabilmente tenerlo in vita non è la soluzione, ma ci si è preoccupati di riempire quel vuoto, dico quello che dicevo ai tempi del referendum abrogativo, e questo è, si potrebbero fare molte altre obiezioni. Diminuire il numero dei parlamentari non rende ancora più indiretta la democrazia. Non ho nulla da dire sulla Corte Costituzionale che si occupa di ciò che finora le Camere fanno in autodichia, mi sembra un indubbio passo avanti. E sui referendum propositivi, sul quorum del referendum abrogativo si potrebbe discutere a lungo. La cosa che mi colpisce è che è la sproporzione fra la retorica della democrazia diretta del Movimento 5 Stelle e la accettabilità di queste proposte che sembrano quasi un grillismo per le dame, diciamo, cioè pettinato, presentabile in salotto e assolutamente accettabile. Mi chiedo se senza nulla togliere il lavoro del dipartimento che se ne occupa, sapevo bene, è stato anche detto come poi le iniziative parlamentari anche di questo tema possono nascere anche fuori del lavoro del dipartimento delle riforme istituzionali, possono nascere nei gruppi parlamentari, possono nascere nei capi forti del governo, Luigi Di Maio da questa parte. Farò ciò che non si fa mai in politica, ma io sono notoriamente un non politico, un minuscolo scoop, non c'è nulla di pruriginoso. Quando il Movimento 5 Stelle, la persona di Di Maio, mi chiese di considerare di entrare nel governo come ministro per i beni culturali, abbiamo avuto una lunga discussione di persona, via Skype e anche via SMS con Luigi Di Maio. Tra le obiezioni che io posi e che non sono state superate perché sono qui come Presidente di Libertà e Giustizia e non come ministro per i beni culturali, c'era proprio l'entità delle riforme costituzionali che il Movimento aveva in mente. Io invitai Di Maio a leggersi un documento sul sito di Libertà e Giustizia in cui si indicavano i nostri paletti e gli disse: il Presidente di Libertà e Giustizia non può, anche se volesse, entrare in un governo che ha una visione della Costituzione diversa. Leggo la risposta, non l'ho mai fatto, la risposta di Di Maio del 27 febbraio alle 11.53, eravamo pochi giorni prima delle elezioni. Ho pensato molto al nostro colloquio, ho fatto un incrocio con le modifiche costituzionali che vogliamo fare in base al nostro programma e devo dire che sono tante. Ho visto le richieste di giustizia e libertà, una confusione che ci onora, e sulla modifica della carta è difficile immaginare che si possa tenere la vostra linea, visto il programma già pubblico. Io non so quali siano gli scenari post voto, ma proprio per questo non posso impegnarmi a non fare una cosa che nel programma vogliamo fare.
È vero che la prima parte della Costituzione va applicata, e questo mi solleva, ma la seconda per noi va rivista in molti punti. Sanità è titolo quinto, numero dei parlamentari, vincolo di mandato, eccetera. Allora, fra questa dichiarazione così autorevolmente espressa, seppure in forma privata, anche se poi stava nel programma, quindi diciamo non è una gran rivelazione, e ciò che vediamo c'è un bel abisso, c'è un vero decalage. Io spero che il professor Spadaccini la spunti, cioè che la linea sia questa, ma so quanto è sbilanciato il rapporto tra politica e portatore di sapere tecnico e scientifico dentro le stanze delle decisioni dei bottoni. E dunque mi chiedo, diciamo, se davvero finirà così, o se per esempio sul vincolo di mandato, che era il punto più nevralgico dal mio punto di vista, stamattina Alessandro Agostino argomentava intorno al fatto che il dissenso è il cuore della democrazia, ed è evidente come il Movimento 5 Stelle, come prima il PD renziano, come molti altri, ha un problema grave con il dissenso. All'interno di questo discorso, diciamo, la teorizzazione, quasi il praticare un vincolo di mandato di fatto, si pensi alle reazioni di fronte al dissenso del senatore Fedaro e di altri rispetto al votare la fiducia per il decreto Genova in cui è infognato un condono per Ischia, un senatore che si rifiuta di votare come gli viene imposto dal gruppo, ma in perfetta consonanza al programma. E la reazione è espulsione, lasciando al partito, non dal Parlamento, ma lasciando evidentemente, ma lasciando però, diciamo, dicendo poi nel discorso pubblico allargato che si dovrebbe anche diventare da parlamentare, e teorizzando e praticando un vincolo di fatto. Allora mi chiedo se rimarranno cattive pratiche, pessima retorica, o se a un certo punto non si arriverà anche a proporre questo per quanto riguarda il quadro dell'antiparlamentarismo. Più in generale è evidente che ragionare sui limiti, anche teorici, della democrazia diretta sia urgente. Se si rilegge oggi il saggio di Bobbio famoso, democrazia diretta e democrazia rappresentativa, c'è un passaggio che mi ha fatto saltare sulla sedia, quando Bobbio dice per la democrazia diretta comunque è impensabile, perché bisognerebbe che ogni giorno i cittadini potessero premere un tasto nelle loro case. Ora che la tecnologia permette che questo avvenga, siamo sicuri che il problema sia solo quello, o non ce ne sono molti altri? Lungi dal volere la tecnocrazia e la democrazia delle competenze, ma siamo sicuri di poter essere abilitati a decidere su tutto? In un paese in cui l'analfabetismo funzionale è il 47,8%, in cui l'istruzione è stata smontata nelle condizioni che conosciamo, in cui, diciamo, la situazione del discorso pubblico, la proprietà dei gruppi editoriali, della stampa, sono nelle situazioni in cui sono. Cioè, siamo davvero, è desiderabile, possiamo perdere se sia possibile tecnicamente o no, ma quanto sia, io credo, opportuno ragionare sulla democrazia diretta e i suoi limiti, i suoi rapporti con la democrazia rappresentativa, ce lo dice anche questo esempio molto russo. Stamattina Pasquino parlava del consenso intorno al 60%, intorno ai risultati di questo governo. È vero che questo governo, come lo faceva notare Francesco, ha per la prima volta dal 92 il consenso non solo delle aule ma anche del paese, c'è cioè una corrispondenza fra voti, consenso misurabile, ed è vero, è una cosa trascurabile. Ma che cosa vuol dire che il governo fa bene secondo il suo programma? Cioè, al di là del discorso simbolico, pensiamo a Salvini e i migranti, cambiamenti di condizioni di vita, per esempio sotto profilo economico, di coloro che l'hanno votato, le classi subalterne, perché il 4 marzo è stato, diciamo, in cui ci siamo tornati a spaccare il consenso, diciamo perché la sinistra stava con i ricchi, il Movimento 5 Stelle ha preso quella parte, ma davvero pensiamo, non so, che la flat tax sia qualcosa che, come fatta, a parte la sua incostituzionalità, vada davvero nell'interesse, eppure questo consenso c'è, che rapporto c'è fra una piena informazione di ciò che davvero sta avvenendo e la formulazione e l'acquisizione di un consenso. Dunque un elogio del Parlamento, un elogio della mediazione, del compromesso, della negoziazione, da questo punto di vista con l'accordo con Pasquino, da altri molto meno. Alessandro Agostino alla fine ha detto nelle repliche: no, ma io sono favorevole ai partiti, ormai siamo a doverlo dire, io sono favorevole ai partiti, magari quelli vecchia maniera, trasversali, che funzionavano, che permettevano di tenere insieme e di mediare su un fascio di interessi e di rappresentarli in maniera trasparente. Allora, visto da sinistra, Libertà e Giustizia non è un'associazione costitutivamente di sinistra, non c'è scritto da nessuna parte che lo sia, naturalmente, noto soltanto che chi crede
nel programma politico della Costituzione, non parlo di Calamandrei, si trova oggi all'estrema sinistra, diciamo. Se anche fosse applicato l'un per mille saremmo, diciamo, saremmo ritenuti nel quadro europeo un paese pericoloso e depressivo. Quindi da sinistra lo dico per mie convinzioni personali, ma anche sapendo questo. Ieri sera a cena abbiamo visto Don Biancalani e i suoi ragazzi che ci hanno raccontato storie che, diciamo, sono poi, diciamo, il convitato di pietra di questa discussione, storie di Ibrahim, storie di altri ragazzi che hanno attraversato a piedi in auto Africa prima di essere messi su una barca in Libia e di arrivare da noi. Questa è l'altra parte, ciò di cui non parliamo, ma che a me sta con la Calamandrei, diciamo, gli organi costituzionali sono importanti, potrebbero essere anche altri. Quello che non si può sostituire è il programma di giustizia della Costituzione. Io la penso così, quindi questo non va dimenticato. Veniamo al dunque, alle prossime europee. Un cittadino di sinistra che creda non solo nelle istituzioni italiane, ma anche in quelle europee, nel Parlamento europeo, tutto il suo caos e la sua difficile leggibilità, troverà probabilmente 4 liste a sinistra del PD, probabilmente, quello che so io. Liberi Uguali, o come si chiamerà, DEMA, De Magistris si chiama il movimento DEMA, a proposito di plebiscitarismo, con dentro Sinistra Italiana, quel che ne rimane, con dentro Rifondazione, con dentro tanti altri pezzi. Un'altra cosa che sarà Pizzarotti, l'ex sindaco di Parma, ex Movimento 5 Stelle, un partito che si chiama Italia Bene Comune, forse con Varoufakis, o forse Varoufakis andrà con De Magistris, e Potere al Popolo senza Rifondazione. In una, come dire, vedremo se raccolgono le firme, vedremo se arrivano, ricordo che c'è lo sbarramento del 4%, questo per passare dalla teoria alla pratica. Il tentativo del brancaccio, a cui Francesco alludeva e che è la ragione per cui sono qui a questo tavolo, è stato un tentativo di non sostituire i partiti. Da questo punto di vista, rispetto per esempio all'esperienza della coalizione sociale di Stefano Rodotà con Maurizio Landini, noi eravamo molto più aperti ai partiti, riconosco che Stefano aveva probabilmente ragione, che il pessimismo, sono discorsi durissimi di Rodotà sull'esaurimento dei ruoli dei partiti al tempo della presentazione della coalizione sociale, fa molta impressione in bocca a lui. Noi avevamo detto un'altra cosa, è possibile alle elezioni che allora pensavamo dovessero essere a settembre, quando avanciamo questa idea a marzo, poi ci siamo visti a giugno, è possibile provare a costruire un'unica lista a sinistra del PD in cui si aggreghino tutti questi partiti di cui noi rispettiamo il ruolo e la funzione costituzionale, ma vediamo anche l'estrema debolezza, non troppa forza, l'estrema debolezza, e però insieme associazioni, movimenti, cittadini in una lista civica che tenga insieme esperienze civiche e partiti, ispirandosi, so che ce l'ha fatto molte città d'Italia, penso a Padova per esempio e altrove. L'esperimento che teneva insieme tante realtà, mi piace ricordare che sul palco del Brancaccio c'era fra tanti altri il uno dei coordinatori del Baobab, il centro che Salvini ha sfollato con la polizia perché occupava illegalmente, come Casa Pound, che per di più è anche fascista, un edificio a Roma, e tante altre realtà, la rete dei numeri pari di Libera, di cui anche Libertà e Giustizia fa pari, e tanti altri, dall'Arci, Sbilanciandoci. Quell'esperimento è fallito drammaticamente sugli stessi scogli che aveva incontrato Poppi, e cioè sulla indisponibilità dei partiti, per quanto deboli e piccoli, ad aprirsi a una collaborazione più ampia con chi voleva tenere fermo il punto della democrazia rappresentativa, ma renderla anche partecipativa e più aperta. Questo è stato un fallimento. Io ho partecipato alle riunioni di 4 persone che hanno portato poi alla nascita di Liberi Uguali a Palazzo Giustiniani, nello studio del Presidente Grasso. Era deciso fin dall'inizio che sarebbe stato un partito ed è stato esplicitato fin dall'inizio, e quello che era più evidente era la totale indisponibilità ad avere una partecipazione che non fosse puramente decorativa. Ci siamo rotti dove? Sulle regole per eleggere la grande assemblea che avrebbe dovuto decidere tutto, il nome, la leadership e i criteri delle candidature. Su questo ci siamo rotti, perché quel minuscolo potere residuale di questi piccoli partiti era tale che preferivano avere la certezza di eleggere 4 persone controllate da loro che 15 su cui non ci fosse un controllo. Lo dico con grande tristezza e con grande malinconia, sapendo bene cosa può alimentare questo discorso sul piano di un qualunquismo e di un rifiuto, però questa è la mia esperienza e onestamente non potrei dire altro. È la stessa ragione, anche se ora
annoierei tutti i non fiorentini, per cui non credo ci siano le condizioni per fare un esperimento del genere a Firenze, per cui io ho deciso di, nonostante appunto richieste, di non candidarmi a sindaco di Firenze. Non ci sono le condizioni di una comunità politica che non sia ostaggio di qualche animale dei partiti e che abbia un vero radicamento civico forte e largo. E qui vengono fuori tutte le insufficienze della nostra parte, naturalmente, perché i partiti erano così, ma noi non siamo riusciti a creare una mobilitazione forte, vera. Non esiste di fatto una componente civica capace di strutturarsi in una maniera, come dire, capace di incidere e di tenere testa alla risposta di questi piccoli partiti. Mi piacerebbe discutere a lungo sulle prospettive delle prossime elezioni, sul fatto che il PD sia riscattabile o no. Io non credo che un PD guidato da Zingaretti sia una forza che abbia a che fare con la sinistra. Il problema non è solo la fase renziana, tu lo dicevi molto bene, il problema è lo smontaggio della Costituzione in tutti gli anni in cui centro-sinistra e centro-destra si sono passati lo scettro essendo indistinguibili. Io mi sono trovato a scrivere il programma, poi dopo abbiamo lasciato. Chi scriveva il programma era Guglielmo Epifani, ed è stato molto difficile spiegare a Epifani, e non ci siamo proprio capiti su questo, che diciamo, i motivi di rottura, della sconfitta della sinistra per noi, per la parte civica, erano legati proprio a quello che ha fatto il centro-sinistra. Quando abbiamo detto noi la Fornero la vorremmo cambiare radicalmente, Epifani ha detto per me la Fornero non si tocca, e tanti altri esempi si potrebbero fare. Uscì una bozza in cui c'era scritto bisognerebbe limitare le forme più drastiche di precariato. Ricordo che in quel giorno, per puro caso, il Papa disse in piazza San Pietro il precariato uccide, cioè una frase non del segretario di Rifondazione Comunista ma del Papa, e il decalage era impressionante. Di questo però non c'è tempo per parlare qua. Volevo dire però una cosa su che cosa fare allora, fallito il brancaccio, trovandoci a non sapere chi votare alle prossime europee. Che cosa fare? Io credo che il discorso di Alessandro Agostino di oggi, che ha delineato i tratti di una sovranità più larga, non formalizzata necessariamente, di un'ampia partecipazione, di una, come dire, di un allargamento intorno al cuore, che è la rappresentanza, che è il Parlamento, sia lo spazio in cui per esempio un'associazione come la nostra, che è molto piccola naturalmente, può e deve lavorare. Ci sono cose più grandi. Se Maurizio Landini diventerà segretario della CGIL e ricostruirà un sindacato capace di fare il sindacato, non se si inventerà un partito politico o se passerà in politica, ma se la CGIL assomiglierà un po' al sindacato dei diritti che aveva in mente Bruno Trentin, per dirne una, cioè prendendosi carico anche dei precari, per esempio di chi lavoro non ce l'ha, con una visione della società forte, sarà un passo molto importante. Per questo abbiamo sostenuto anche come Libertà e Giustizia la proposta di reddito di dignità, non quella di 5 Stelle ma quella di Libera, è molto diversa, cioè l'idea che il lavoro che ci sta di fronte vada soprattutto nella direzione di una costruzione delle precondizioni o delle condizioni in cui quella società civile che riempiva Piazza San Giovanni e poi in qualche modo si è ribattuto un colpo nel braccaccio, sia così più forte, più strutturata, più matura, da poter arrivare a costruire insieme ai partiti una democrazia rappresentativa nuova. Condizioni che non ci sono, perché c'è la debolezza dei partiti, ma c'è anche lo sfilacciamento di una società in cui le cose migliori non puntano direttamente non si pongono direttamente il problema della democrazia rappresentativa. Il paradosso di molte delle persone più impegnate nel sociale, la sinistra di ogni giorno, la sinistra sociale, che hanno parlato del brancaccio, era che queste persone da anni non votavano. Allora, io credo che il nostro lavoro, almeno il mio, sia quello di un lavoro forte di democrazia dal basso, di controllo del potere, tutto quello che è stato detto oggi, ma anche di creazione, di diritto di resistenza, prendo tutte le parole del dibattito di oggi, resistere all'inversione di fatto della prima parte della Costituzione di cose come il decreto sicurezza, anche qui in continuità con Minniti che aveva tolto il terzo grado di giudizio per i migranti, c'è una perfetta continuità di, come dire, una democrazia dal basso antagonista, del dissenso anche radicale se volete, ma che provi a ricostruire culturalmente vocabolario, mentalità, disposizione d'animo di una, come dire, di un popolo,
vorrei chiamare ancora così, che possa poi avviarsi alla costruzione di un nuovo tipo di rappresentanza parlamentare. Che cosa voglio dire? Che secondo me la traversata nel deserto sarà lunga e non sarà dettata dalle scadenze elettorali, di fronte alle quali noi ci chiediamo sempre quale buon partito, quale buona organizzazione potrà avere consenso. Il problema è a chi ti rivolgi, qual è la base. Io non so se il modello sia il Movimento 5 Stelle, ne dubito per molti versi. So che la sinistra, probabilmente io, non ce l'ha un modello in questo momento, di fatto. C'è la necessità di coltivare molto fortemente questa sinistra sociale, coltivando in essa, direi, l'amore per la democrazia rappresentativa e il rispetto, anche attraverso una serrata critica di ciò che avviene, sapendo che il traguardo è arrivare lì, ma sapendo anche che non esistono scorciatoie, secondo me. Io non le vedo proprio queste scorciatoie. E dunque, questo è un invito a Libertà e Giustizia, come al sindacato, come a molte altre realtà, a fare fino in fondo la nostra parte, anche se la nostra parte immediatamente non ha a che fare con la democrazia rappresentativa. Questo porta a grandissima delusione a molta gente che vorrebbe sapere che cosa votare, che vorrebbe un'opposizione, soprattutto da sinistra. Io credo però che dobbiamo dirci con molta serietà che il lavoro è un lavoro culturale, vorrei dire quasi antropologico, e che ci vorrà un po' di tempo, spero non troppo, spero che non invecchieremo senza sapere chi votare, però io credo che proprio il paradosso di chi invita tutta un'associazione a lavorare sulla democrazia rappresentativa senza sapere che cosa votare alle prossime europee non è un paradosso di morte, ma è un paradosso fecondo per il futuro, spero un futuro vicino. Grazie. Passione e la lungimiranza, perché oggi è davvero queste cose. Weber diceva un tempo, avrebbero dovuto essere le caratteristiche di un buon politico, si trovano più fuori dal Parlamento che dentro. Insomma, io penso sempre con rammarico a quanto, diciamo, avremmo avuto tutti da guadagnarci se, diciamo, questa capacità di visione, questa forza, questa passione civile avesse potuto trovare spazio dentro le strutture parlamentari. Insomma, non voglio adesso fare discorso. Non voglio dire le cose che abbasserebbero forse troppo, ma insomma, cioè, va bene, allora se c'è